Questa question time è su un tema di altissima attualità che ha letteralmente sconvolto, mi lasci dire, anche se ormai i pendolari non si sorprendono più, il mondo dell'utenza pendolare dei treni lombardi. E sono le sue dichiarazioni che manifestano la volontà politica di aumentare le tariffe dei biglietti del sistema ferroviario regionale del 5%. Allora, forse lei non si ricorda, Assessore Sorte, perché anche il Consiglio Comunale di Vigevano, a cui ho partecipato, non si è ricordato, ma c'erano dei pendolari e gliel'hanno ricordato. Questo sarebbe il secondo aumento delle tariffe dei treni, il secondo nella stessa legislatura. Cioè, ma anche politicamente, no? Io mi chiedo con che coraggio si può mettere le mani nelle tasche dei lombardi per la seconda volta per manifesta incapacità programmatoria di questo assessorato e anche spreco di legittime risorse regionali, che sono poche ma ci sono, e vado a spiegarmi velocemente perché ho poco tempo. Lei giustifica l'aumento con l'ingresso dal 15 novembre di 300 guardie giurate armate. Allora, Assessore, quante volte ne abbiamo parlato con interrogazioni, risposte, sedute in Commissione Quinta? Lei ha sprecato 7 milioni di euro di risorse per assumere quasi 200 operatori che nient'altro erano che portaborse dei controllori, non erano in grado di intervenire in caso di aggressioni, in caso di atti di microcriminalità, niente di niente. E adesso lei sta facendo ripagare con gli aumenti tariffi ai lombardi la sua incapacità di attivare un piano di sicurezza già allora con guardie giurate, cioè persone che avessero requisiti per poter intervenire sui treni. Allora, noi, oltre che irragionevole questo provvedimento, lo riteniamo assolutamente iniquo, quindi con questa interrogazione noi le chiediamo e la preghiamo di smentire queste dichiarazioni e di assicurare che per tutto il corso della legislatura questo assessorato, dopo le criticità che ha manifestato, non metterà le mani nelle tasche dei lombardi.